L'Oratech è dotato di quattro ruote omnidirezionali, due sensori a infrarossi per seguire la linea, tre sensori ad ultrasuoni per individuare a distanza degli ostacoli e delle piante e in caso fosse necessario evitarli. Presenta anche due telecamere per il controllo a distanza e tutto questo viene gestito da un Arduino IoT Nano 33 che permette anche la comunicazione wireless. Questo è il prototipo di Floratec. Infatti, il progetto finito sarà composto da una scocca progettata in CAD e poi stampata con le stampanti 3D che sono a nostra disposizione. Il nostro robot è anche dotato di un braccio per inserire un sensore di umidità e uno di temperatura nel terreno. Questo permette così di raccogliere i dati che vengono poi inviati ad un database per essere memorizzati ed elaborati. La parte fondamentale del robot però è un serbatoio da 750 ml, in cui viene immersa una pompa gestita dal microcontrollore. E se il sensore rileva un livello di umidità del terreno più basso di una soglia preimpostata dall'utente, il robot attiverà questa pompa di cui è dotato e irrigherà così la pianta. Floratec dispone inoltre di una base a cui il robot arriva autonomamente. La base è in grado di ricaricare la batteria e anche il serbatoio dell'acqua, rendendo il robot completamente autonomo. Infatti, se il sensore rileva che il livello dell'acqua è troppo basso, avvisa l'utente tramite il suono di un buzzer e un avviso sul database. È quindi totalmente indipendente. Il robot è stato infatti sviluppato per un facile utilizzo da parte dell'utente ed è sempre in evoluzione per garantirne il miglioramento.